E difatti, eccomi qui, tornato con le pagelle di Juventus Bologna. Però, dato che nel video che ho pubblicato prima, e magari non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede, inerente all'analisi della partita Juventus Bologna, ho detto per ben 3 volte, ho ribadito per ben 3 volte un concetto che a quanto pare non è passato, provo a insistere, lo ripeto per la quarta volta. La Juventus non è uscita dalla crisi. Juventus Bologna non è la partita della svolta, o almeno ad oggi non possiamo saperlo, magari lo sarà, ma per esserlo la Juventus dovrà inanellare una serie di vittorie consecutive, si spera anche convincenti. Ieri sera è stata fatta una bella partita? Per quanto mi riguarda, sì, e vi ho spiegato il perché nel video dedicato. Tanti commenti mi continuavano a dire: però ti sei già dimenticato di Monza Juve? Ragazzi, se e quando ci saranno altre partite stile Monza Juve, andrò a sottolineare le mancanze e le cose negative di quelle partite. Ma se devo parlare di Juventus Bologna e a me Juventus Bologna è piaciuta, dico che Juventus Bologna mi è piaciuta. Ma non significa che tutta la stagione della Juve stia andando bene, non significa che tutto mi sia piaciuto. Parlo di quel singolo evento. E se Juventus Bologna mi è piaciuta, ma Monza Juve no, non capisco perché nell'analisi di Juventus Monza debba parlare di Juventus Bologna, debba parlare male della Juve rifacendomi a Monza Juve. Cioè, che senso ha? Il giorno dopo, ragazzi, l'analisi della partita si fa sulla partita singola, su quell'evento lì. Poi, passato il giorno dopo, si va a fare l'analisi complessiva del momento. Ma il giorno dopo si parla della partita. E non posso analizzare Juventus Bologna prendendo in considerazione Monza Juventus. Cioè, questa cosa proprio deve passare, è un concetto che deve passare. Quindi spero di aver sottolineato per la quarta volta, per quelli un po' più duri di comprendonio, che probabilmente si limitano solamente a leggere il titolo e a non ascoltare effettivamente quello che c'è dentro il video. Infatti uno mi ha scritto: ma hai ritrovata fiducia di cosa? Non avevi perso la fiducia in Allegri? Ah, signori miei, non hanno capito a che tipo di fiducia andavo a riferirmi nel titolo di quell'altro video. Perché? Perché il video non hanno ascoltato, hanno letto il titolo e hanno commentato. Per tutti gli altri che hanno voglia di sapere qualcosa di più sulle pagelle, beh, iniziamo immediatamente. E quindi cambiamo schermata. Scusate questa piccola chiacchiera iniziale, però ci tengo sempre a ribadire le cose perché non passino dei messaggi sbagliati, anche se ormai inizio a pensare che i messaggi sbagliati che passano, passano perché vogliono passare esattamente così. Quindi, questi sono i voti di Soccerment. Che cos'è Soccerment? Ve l'ho spiegato nel video di oggi, ve lo rispiego brevemente, è una piattaforma in cui andare a prendere tutti i dati che ci servono per l'analisi. Queste sono le valutazioni, le pagelle di Soccerment basate sui dati di Soccerment. Nel video precedente abbiamo analizzato secondo il loro Match Report, è una piattaforma gratuita, potete accedere a tutti i dati inerenti alla Juventus, un modo meritocratico ed inclusivo di vedere il calcio, ma non finisce qui perché Soccerment arriverà all'interno della mia vita reale inerente al calcio già a partire da venerdì. E quindi queste sono le valutazioni che ha dato Soccerment, e ora invece andrò a spiegarvi perché secondo me alcuni voti possono assomigliarsi, avvicinarsi, altri un po' meno, altri un po' di più. Quindi andrò a spiegarvi quelli che mi sono piaciuti e quelli che mi sono piaciuti di meno. Soccerment, il link è qui sotto in descrizione, ovviamente, per fare un giro sulla piattaforma. Il voto di Allegri l'ho detto nel video precedente, quindi non sto a ripetermi qua, ho già spiegato le motivazioni. Quello di Szczęsny invece è inedito, senza voto, perché veramente il Bologna, ragazzi, è stato praticamente nullo, possiamo dire così. Potevo esserci anch'io in porta e probabilmente finivamo con la porta inviolata lo stesso. Poteva esserci Perino Pinsoglio, non sarebbe cambiato niente. Prendiamoci il ritorno di Tech, che ci è mancato, ci voleva. La Juventus veramente in porta a un reparto portieri che fa invidia probabilmente a tanti in giro per il mondo, e quindi bentornato Tech, ci mancavi. Andiamo avanti. Bremer e Bonucci, oh, mi sono piaciuti, oh, mi sono piaciuti. E qualcuno potrà dire: eh sì, ma è il Bologna, dato che l'ho già sentito, però non ho sentito mai: eh sì, ma era il Monza. Cioè, noi siamo una squadra che 2 settimane fa perdeva dal Monza. E certe persone probabilmente che non sono contente di questo Juve Bologna 3-0, che poteva essere ben più largo, non so, si aspettavano di vedere il Brasile pentacampione del mondo dopo 2 settimane di assenza, cosa si attendevano? E invece giocavamo contro un Bologna che sì, è una squadra che ha fatto poco, molto poco,
è anche uno dei motivi probabilmente per cui la Juventus è venuta fuori e ha fatto questo risultato tondo, rotondo. Però avevano anche il capo cannoniere attuale della Serie A, Arnautovic, ha fatto male a tanti, fino adesso. Quindi non era una cosa da sottovalutare. E Bremer e Bonucci l'hanno gestita molto bene. Mi sono piaciuti invertiti, uno a destra, uno a sinistra, Bonucci a sinistra, Bremer a destra. Sono piaciuti tanto e spero di rivederli ancora schierati sotto questo punto di vista. Perché secondo me è la strada giusta da seguire. Se giochi a 4, Bonucci a sinistra, Bremer a destra. Mi piacciono di più. E l'abbiamo visto anche sotto il punto di vista dei passaggi effettuati riusciti nel video precedente. Molto bene, coppia che inizia a fare un po' di fiato, inizia ad essere affiatata e quindi la coppia titolare per il momento è Bonucci che rientra ai suoi standard dopo le due vittorie con la nazionale. Bene, Bonucci e Bremer, bene, 6.5. 6 a Sandro e Danilo. Poteva essere forse anche qualcosina di più, ma vorrei andarci un po' cauto perché secondo me con gli esterni ancora non abbiamo costruito tantissimo. Ci sono stati alcuni momenti della partita in cui sia Sandro che Danilo comunque si sono sganciati, hanno fatto determinati interventi. È emblematica la foto in cui Danilo abbraccia, mi pare, Vlahovic, quasi in lacrime perché è contento. Però sugli esterni bassi, secondo me c'è ancora tanto da lavorare, anzi sugli esterni in generale, perché soprattutto se decidiamo di insistere sulla strada del contropiede, che anche qua qualcuno mi ha detto, sì, però abbiamo fatto dei gol in contropiede, abbiamo avuto delle occasioni su calcio piazzato e quindi non valgono, i gol in contropiede non valgono, i gol su piazzato valgono di meno. Cioè, a me interessa che la squadra funzioni, che segua un copione. Ci siamo lamentati fino adesso perché non sapevamo che cosa fare col pallone. Ieri lo sapevamo cosa fare col pallone. Era chiara l'idea di andare in avanti. Un passettino per volta. Non significa che sia la svolta, non significa che sia la rivoluzione. Però se dopo una disgrazia come è stata l'ultima settimana prima della pausa nazionale non ci prendiamo neanche di buono il 3-0 col Bologna con qualcosina di diverso in campo, ragazzi, che cazzo di senso ha seguire il calcio? Che cazzo di senso ha tifare? Non ha senso. Significa che volete solo sentire sparare a zero sulla Juventus. E basta. Poi non significa che la Juventus debba piacervi. No, assolutamente. Però va riconosciuto che c'è stato qualcosa di differente. E secondo me sugli esterni bassi dobbiamo ancora lavorare tanto. Ma la batteria che abbiamo in rosa non ci permette di fare chissà quale volo di fantasia. Sei più a Locatelli. Anche qua forse sono stato un pochino stretto, qualcuno potrebbe dirmi solo 6 più Locatelli? Sì, perché allora credo che abbia fatto una buona partita, è ritornato nel suo ruolo di play, anche se sappiamo che forse non è proprio il suo ruolo. Quando è entrato Paredes li ho visti scambiare, dialogare un po' di più, mi piacerebbe vederli insieme, quindi magari Locatelli al posto di Rabiot, però magari potrebbe essere qualcosa di differente. Ad ogni modo, la prestazione di Locatelli secondo me è stata positiva e finalmente una sufficienza dopo una sfilza di prestazioni che qui non mi era piaciuto proprio tanto. Quindi 6 più a Manuel Locatelli. 6.5 Rabiot, che tra i tre centrocampisti è quello che mi è piaciuto di più. Perché? Perché ha dato tanta sostanza, tanta intensità. Io non sono un amante di Rabiot, lo sapete bene, però si era sentita la mancanza di uno come lui all'interno del centrocampo della Juventus, e già questo dovrebbe farci riflettere, però è vero. E ho riguardato anche un po' il contropiede che abbiamo fatto dell'1-0 del gol di Kostic. Rabiot fa proprio la punta, e in più di un'occasione durante la partita mi sono reso conto di vederlo molto avanzato, quasi alle spalle di Vlahovic di fianco a Milik, perché Rabiot era il giocatore ieri che aveva il compito di andare un po' a rompere la linea, a giocare tra le linee del Bologna. E mi è piaciuto, quindi 6.5 da dare a Rabiot. 6.5 pure a McKennie, che devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire, non mi piace nemmeno in quella posizione, anzi mi sembra ancora un po' pesantito, ancora un po' fuori condizione. Però l'assist del gol di Vlahovic, quindi del 2-0, è roba sua, mette un bel pallone di prima dopo lo scarico sempre di prima di Locatelli, quindi c'è stata una giocata comunque in velocità effettuata dalla Juventus, tutta di prima, per poi cambiare lato e trovare l'impatto sulla testa di Vlahovic che vale il 2-0 e che chiude la partita tra virgolette, perché poi c'è stato un altro gol che l'ha chiusa definitivamente. McKennie secondo me deve continuare un po' a lavorare sotto questo punto di vista, poi secondo me non ci sarà una crescita
mostruosa di meccanico ruolo, perché secondo me non è la sua posizione, però ribadisco, sia Allegri che Pirlo continuano a metterlo lì, quindi probabilmente sono io che non vedo McKennie in quella posizione, mentre gli allenatori sì, però secondo me può fare ancora decisamente meglio. 7 meno a Kostic, e anche qua qualcuno potrà dirmi, ma perché il meno? E avete ragione, perché il 7 probabilmente se lo meritava tutto. Il meno è perché ormai è una mia crociata nei confronti di Kostic, in senso positivo ovviamente si intende. Però Kostic è un giocatore secondo me che ha tanto potenziale, e soprattutto in questa Juve che cerca appunto di mettere il pallone sul secondo palo per l'inserimento di McKennie, il pallone in area perché Milik e Vlahovic la vanno a riempire. Allora Kostic deve iniziare a sbagliarmi meno cross, perché c'è anche l'occasione in cui poi serve Milik che calcia alto, però l'occasione prima la sbaglia, rimpalla, torna su di lui e poi la serve bene, la mette bene. Kostic può fare davvero malissimo alle squadre avversarie, deve semplicemente migliorare la precisione nell'ultimo passaggio, perché se Kostic inizia a migliorare questa roba qui, Vlahovic e Milik piedino caldo ce l'hanno fatto vedere. Poi andremo anche lì a parlarne, però Kostic può e deve fare di meglio. Primo gol, tra l'altro me lo sono riguardato più volte, io non riesco ancora a capire se c'è una deviazione oppure no, perché mi sembra talmente difficile mettere la palla sull'altro palo che mi viene a dire che ci sia, forse anche piccolissima, ma sto continuando a guardare il replay e non la vedo. Quindi delle due, Kostic ha fatto probabilmente un gol capolavoro ieri sera a caldo, avevo detto è stata deviata, poi oggi ovviamente per fare i video per l'analisi un po' più approfondita mi sono riguardato gli highlights e se c'è questo tocco è veramente minuscolo, quindi davvero gol capolavoro di Kostic. Però a Kostic non chiedo i gol, o almeno non solo, gli chiedo anche gli assist, e qua deve veramente metterci una pezza. Voto 7 a Vlahovic, perché comunque fa l'assist a Filip Kostic per il gol del 1-0, chiude la partita col gol del 2-0. Perché non anche di più? Perché si è magnato un gol. Mannaggia Dusan, mannaggia. Ieri sera veramente, a un certo punto abbiamo abbandonato tutto il cinismo, ci siamo fatti prendere dalla foga di aver iniziato a indirizzare la gara sopra un certo binario, e abbiamo perso un po' di lucidità, di tranquillità negli ultimi metri, perché ieri sera potevi veramente terminare con un 5-0, non ci sarebbe stato niente da dire. Però se a Vlahovic iniziamo a dare questi palloni e iniziamo a far entrare nel vivo del gioco e finiamo una partita con Vlahovic che ha fatto gol, assist e poteva farne anche altri, ragazzi, questo è un dato super positivo, perché fino adesso Vlahovic è stato nullo, ma mica sempre solo per colpa sua, palla non arrivava mai. Invece ieri sera sono iniziate ad arrivare delle palle negli ultimi metri. Perché? Perché la Juventus sapeva che cosa voleva fare: andare in avanti. E in avanti che c'è Vlahovic, ma non solo, perché c'è anche, ti chiedo umilmente scusa, Arek Milik. Lo chiamerò così d'ora in avanti, perché io non mi potevo assolutamente aspettare. Ma guardate, ma io faccio un mea culpa grande, buona casa, me lo porto. Io in tutte le pagelle in cui farà gol Milik gli chiederò scusa quest'anno, perché io non lo volevo Milik, non mi piaceva, continuavo a dire no Milik, no, lascialo lì. Io in tutte le pagelle in cui farà gol Milik quest'anno chiederò scusa a Milik, glielo chiederò scusa, continuerò a implorare il suo perdono. Ma che giocatore è questo? Poi anche lui sbaglia un gol nel primo tempo, certo, ma il primo gol da cosa nasce? Quella palla che perde Sansone e che poi Rabiot parte in verticale, perché? Perché Milik va a fare il centrocampista praticamente. Milik non ha mica fatto l'attaccante ieri, ragazzi. Ha fatto la seconda punta, il rifinitore, il trequartista in un 4-2-3-1, se vogliamo. Che poi 4-2-3-1 finto. Se proprio lo vogliamo immaginare, per metterlo sul campetto, quello di ieri era quasi un 4-3-3. Con McKennie alla destra, Kostic alla sinistra, Vlahovic punta centrale, Locatelli vertice basso, Rabiot mezzala di sinistra e Milik mezzala di destra, con la licenza di andare un po' più centrale, perché questo ha fatto Arek Milik ieri, giocatore clamoroso, aggiunge qualità, quantità, giocatore spettacolare, tecnico, di lotta, di grinta. Ma che gol ha fatto, quando dico che siamo Milik dipendenti, mica mi sbaglio, è così. Cioè, è il giocatore in più di questa Juventus. La mia più grande paura, appunto, è legata alla condizione fisica, perché Milik non ha fatto la preparazione con noi e ho paura che possa essere un momento, diciamo così, un momento,
in cui sta usufruendo di questa forma fisica di un certo livello. E non so se sperare che sia così oppure no, in realtà. Vediamo cosa succede, però. Il calciatore è davvero sul pezzo. Grande Arkadiusz. 6,5, Paredes e Cuadrado. Sono entrati, non hanno sbagliato neanche un pallone, nemmeno uno. 19 palle toccate, 19 passaggi fatti da Cuadrado, 19 passaggi completati, 21 passaggi completati da Paredes su 21, precisione del 100%. Quando metti dentro due giocatori così, che entrano così, poi ovvio il Bologna era morto, e quindi questa è una cosa che va sottolineata, e però iniziano a essere dei bei cambi. Questa è la direzione, che anche se gioca uno, gioca l'altro, però poi entrano. E le partite durano 95 minuti. Per quello mi arrabbio quando mi dite ma abbiamo fatto gol in contropiede. Ma facciamo gol su calcio piazzato. Ma facciamo gol all'ultimo. Cioè ragazzi, qua siamo arrivati al punto che anche vincere 3-0 non va più bene. Cioè siamo arrivati al punto che vincere 3-0 non va più bene. Dopo due settimane in cui due settimane fa perdevamo dal Monza. Perdere dal Monza non va bene. Vincere 3-0 secondo me è una cosa positiva. Super positiva. E se i gol nascono in contropiede, guardate, ben venga. Poi io qua forse sono un po' di io adoro il gioco in contropiede, cioè è il mio gioco. Io se devo scegliere una partita da vedere, scelgo quella di una squadra che va molto dura a centrocampo nei contrasti, recupera il pallone e due passaggi va in porta. Perché, cioè, diciamocelo, ragazzi, cosa preferiamo allora? Che recupera la palla e aspettiamo un attimo, ritorniamo dietro e la facciamo girare mentre altri si mettono a posto, e quindi ci mettiamo 30 passaggi a arrivare in porta e poi probabilmente non ci arriviamo neanche? O una squadra che recupera palla, va in verticale in due passaggi in porta? Poi vi dico la verità, secondo me questa Juve qui non è fatta per giocare in contropiede. Lui era quella di 2 anni fa, lui era quella di Pirlo e la prima di Allegri. Questa no, molto meno. Però se questi poi sono gli effetti, che se in due passaggi vai davvero sempre in porta e giochi in avanti, e giochi in verticale, ma ben venga, ma chi se ne frega, se la squadra gira, e in questo modo gira, ma chi se ne frega, ma davvero un grandissimo chi se ne frega. Poi era solo il Bologna, certo, era il Bologna, non ha fatto nemmeno questa gran partita, grandi difficoltà del Bologna, tutto quello che volete, però io devo guardare la Juventus, e la Juventus anche se era solo il Monza, anche se era solo la Salernitana, anche se era solo la Sampdoria, queste cose non le faceva. Il Sassuolo 3-0 come l'altra volta, Bologna 3-0, bene, continuità, perché l'una tantum non me ne faccio niente, io voglio che questo diventi lo standard. Se si è scelto questa strada per cercare di risollevare la Juventus, sarò il primo ad essere contento di vedere ogni partita sotto questa falsa riga. Cerchiamo di essere davvero tifosi della Juventus e non etero volontà di critica sempre comunque. No, la critica va fatta quando c'è bisogno di farla, quando invece si fa una cosa fatta bene o comunque meglio, perché poi lo sport è graduale, non stiamo giocando a FIFA in cui una partita perdi 10-0, quella dopo vinci 15-3, non è così nello sport, è in un momento così difficoltoso in cui io addirittura pensavo che la squadra fosse completamente morta, che l'allenatore non avesse perso completamente il controllo della squadra, beh io questa cosa me le porto a casa. Me le tengo proprio strette. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo domani.